infatti. Ma siete milanesi? C'è qualche milanese? Manco uno! La signora ha alzato la mano così. Svergogna, signora. No, si lascia andare. Belli! Io sono siciliana, si sente? No! No, lo so. Infatti a Palermo mi chiamo la milanese. La prima volta che sono venuta a Milano ho detto mi devo togliere uno sfizio. Mi devo fare un giretto in metropolitana. Entro in metropolitana e vedo tutti questi che correvano. E mi sono messa a correre pure io. Ho detto chissà dove vanno. Al lavoro! Ma ai milanesi ci piace lavorare. Quanto lavori? 8 ore, io 12, vaffanculo, io pure il sabato e la domenica! Bravi milanesi, fate bene! Perché il lavoro è un'abilità all'uomo. Infatti a Palermo siamo tutti plebei. Allora ho detto basta, mi cerco un lavoro pure io, no? Per bisogno, signora. Bisogno di parlare. Perché da quando sono a Milano non parlo più con nessuno. Con chi devo parlare? Con i vicini? Nel mio palazzo lavorano tutti. Alle 8:20 evacuato. Restiamo solo io e il portiere. Che io ci parlo col portiere, non è che... Ma quello non capisce niente, perché è filippino. Basta, ho detto, mi cerco questo lavoro. Vado in un'agenzia interinale. E io ho detto, guardi, mi piacerebbe fare, non lo so, architetto... Imprenditore part-time, direttore generale. Dice, se vuole, ci abbiamo dog sitter, archivista, o data entry. Però sto data entry, mi ispira. Già mi vedevo, Cetti, che sarei io, no? Cetti, data entry girl. Perché io l'inglese lo parlo. Sfogatevi. No, no, mi piace. Perché l'inglese lo parlo bene. Non lo capisco, ma lo parlo. Allora ho detto, basta, vado in questa multinazionale. Specchi, luci, ascensori, a tirarteli in testa. Aria condizionata a cubetti, lasciate che mi è venuto proprio. Un grattacielo di qualche 30 piani. Ho detto, scusi, a che piano vado? Fa, meno uno. Vabbè, io mi aspettavo almeno un terzo piano, piano nobile. Ma quando mai? Comunque scendo e mi accoglie il direttore. Bell'uomo, 1,40 m, ma fatto bene, tutto proporzionato. Giustamente la prima volta che andava al lavoro poteva arrivare a mani vuote. Stava male. Ho portato un pensierino, 1,5 kg di pesce sbatto di Mazzara del Vallo. Guarda! Il direttore l'ha aperto, è rimasto senza fiato, per l'emozione è svenuto. Ho detto, Maria che faccio? Sono uscita a cercare aiuto, vado dal mio collega e gli ho detto, scusa, che ce ne hai 2 sali per... Fa, sto lavorando. Ma... A Milano puoi morire. Ma di sabato, perché se no manca il funerale, vengono.